con un po' di enfasi. Gran trofeo Golfo di Salerno, Ignazio Rossi. E premio Giuria Popolare Internazionale al film Re Minore di Giuseppe Ferlito, produzione Associazione Culturale Immagina con Gabriele Ferrantelli, Vincenzo Catanzaro, Letizia Toni. Vediamo un breve trailer, leggiamo la motivazione e ovviamente parleremo con il regista. È una percussione la prima cosa che ho sentito. Mio padre faceva il sarto. Aveva delle mani delicate. Ma quando si arrabbiava quelle mani diventavano d'acciaio. E io sono nato con un suo schiaffo. Suo padre si lamenta sempre che lui ha paura. Gli sembra normale sta cosa. E di cosa hai paura? Come, boh? Mio padre lo dice. Un rimedio c'è. Un coro da ronde, la funziona. E lo devi mangiare vivo. Mario, picchiaccilla, ci facciamo mangiare. Sì, il coraggio l'ho trovato, ma per scappare dalla Sicilia. E andare a studiare ingegneria del suono a Londra. Non ti cuole l'aria di Londra, non ti giova! Ma però non sarebbe una cattiva idea trasferirsi in Sicilia? Veramente. Pure l'altro giorno, quando ci siamo scontrati sulla tua musica, che a me mi piace da morire, eh. Ehi! Che ci fai lì? Niente, ti seguivo. E che da oggi si cambia musica. Voglio dare spazio ai giovani musicisti. Ho parlato con gli sposi e sono d'accordo. Maestro, arrivato a un certo punto della vita, bisogna avere il coraggio di mettersi da parte. Attirati a levare la vita, perché me la vai stupare. Quella è acqua santa! E che fa di male? Perché è acqua avvelenata? Il caso non esiste. Lo chiamiamo così perché non lo sappiamo prevedere. Eccoci qua, io sono veramente. Scusate, metto su la mascherina perché siamo al gran finale e devo chiamare vicino a me il presidente del festival, dottor De Cesare. Prego, se... ecco qua. Perché per la chiusura, ecco, possiamo stare con la mascherina, ecco così, a distanza. Dobbiamo montare il microfono? Sì, siamo in video. Allora, io vorrei leggere la motivazione. So che abbiamo il regista Giuseppe Ferlito con noi. Ho visto già l'immagine e quindi buonasera, benvenuto, congratulazioni. Congratulazioni. Il motivo di queste congratulazioni è doppio però, eh? Attenzione. Leggo la motivazione della giuria. Per aver rievocato diverse emozioni attraverso un'attenta contaminazione di diversi generi cinematografici, sviluppando una trama perfetta come un meccanismo ad orologeria che tiene avvinto lo spettatore dal primo all'ultimo minuto. Questa è la motivazione della giuria, per cui è stata assegnata al suo film Re minore il Gran Trofeo Golfo di Salerno Ignazio Rossi, che è il premio del festival. Però è stato assegnato al suo film anche il premio Giuria Popolare Internazionale. Voglio chiarire, i film sono stati messi su una piattaforma, questo l'abbiamo detto all'inizio, e da tutto il mondo si sono collegati le persone che hanno potuto vedere i film e
e chi voleva poteva votare. Ecco, io le do una notizia che credo faccia particolarmente piacere. Parliamo che il film Re minore è stato votato da una giuria popolare internazionale da circa 8.000 persone, quindi 8.000 voti. Allora, io credo che debbo lasciare la parola a questo punto al regista, che deve esprimere, immagino, la sua grande soddisfazione. Ma a parte mi sono emozionato, buonasera a tutti, questo premio mi riempie di gioia ovviamente. Mi sono emozionato prima con la canzone di Mission, no? Perché vedi contaminazione di generi, cioè io qui sono in una scuola di cinema e qui noi viviamo il cinema dalla mattina alla sera, vediamo tanti film. E forse Re minore è la sintesi di tutto il cinema che ho visto, quello che vorrei fare, quello che ho fatto in realtà. Ma principalmente questo premio lo devo dividere con tutti quelli che mi hanno aiutato, specialmente in Sicilia, perché hanno veramente sposato questa sceneggiatura. E mi fa molto piacere quando sento una motivazione di questo genere, tipo sceneggiatura di ferro. Perché? Perché veramente è una vita che voglio fare questo film. Ho fatto sempre film qui a Firenze, a Roma, a Verona, non ho mai fatto un lungometraggio nella mia terra. E quindi era un'idea che coltivavo già da quando ero quasi ragazzino, questo Re minore, perché sono nato in un ambiente dove erano tutti musicisti, mio padre faceva da bere il sarto. C'è una componente autobiografica, ma in realtà poi l'ho costruita con tutto ciò che mi piace vedere al cinema, i personaggi, i visi, lo spessore che tirano fuori i miei personaggi, perché loro sono liberi anche di agire e mi davano delle idee. È stato un lavoro corale molto bello, anche se tutto ruota intorno a un personaggio principale che è questo musicista che va in giro in Sicilia a cercare dei suoni, ma diventa una metafora di qualcuno che cerca qualcosa di diverso. È stato, come dire, questo racconto è stato raccolto tutto ed ha emozionato tutti. Questo lo posso dire perché l'ho vissuto un po', diciamo,